Ragazze, allora bentornate sul mio canale e oggi vi vorrei fare un video di prodotti finiti, ma in realtà prodotti finiti che utilizzo per la casa, quindi per la pulizia del bucato, per la pulizia della casa e adesso insomma stiamo lì, pulizia in generale. È qualche mese che li tengo da parte, in realtà sono un po' tanti, quindi adesso vi vado a spiegare quali sono, come li utilizzo e dove li ho acquistati e ovviamente come mi sono trovata. Allora, io comincerei da questo gigante che si chiama Dual Power ed è un detersivo per la lavatrice. Mi dice che fa 76 lavaggi, ma in realtà poi sono 5 litri di detersivo. Io mi ci sono trovata veramente veramente bene, bisogna soltanto avere voglia di andare da Tigotà e acquistarlo. Calcolate che è un prodotto professionale, ha un profumo buonissimo a mio parere, che rilascia anche, che buono, durante il lavaggio, e la roba continua poi a profumare di questo sapone. Ha un costo che si aggira tra i 6 e i 7 euro, però a mio parere su 5 litri di detersivo va più che bene. Questo veramente mi piace veramente veramente tanto. È un prodotto italiano e cosa vi posso dire di altro? Che è veramente buono. Se avete un Tigotà vicino a voi, tra l'altro io lo trovo solo lì, provatelo perché ne vale veramente la pena. E, mamma, era questo che ti dicevo, perché sono tipo mesi che dico a mia madre: mamma, utilizzo un detersivo che è buonissimo, lava da Dio, anche a basse temperature, mi lascia la roba super profumata. È lui, è lui. Quindi questo è super super consigliato. Allora io adesso li metterò qua perché poi dopo li, finalmente li butterò via. Altro prodotto che ho utilizzato ma che non ho trovato da Tigotà bensì da non so se Lidl, Eurospin o Todi, ho un lapsus, comunque sia è della Eco 10 ed è un detersivo per lavatrice alla profumazione tradizionale di Marsiglia. Anche con questo mi ci sono trovata molto bene. È 3 litri e mi pare che costasse tipo 3-4 euro. Classico profumo super buono di Marsiglia. Anche questo, se lo trovate, ve lo consiglio, provatelo perché è veramente veramente buono e lascia i vestiti belli profumati, il bucato comunque. Poi, oddio, questo invece è un ammorbidente, sembra profumo di Marsiglia ed è della spuma di champagne. Mi è piaciuto un casino, io non l'avevo mai utilizzato, ma l'ho trovato in realtà in offerta, l'ho trovato in offerta da Esselunga, che buono. Sa proprio di saponetta di Marsiglia grattugiata e messa nell'acqua calda. Mi piace tantissimo, rilascia il suo profumo ai vestiti anche per qualche giorno e se li utilizzate, oppure se li mettete nell'armadio, comunque dura un sacco, è proprio un profumo che mi piace tantissimo, tanto che ne avevo presi due. Li ho finiti tutti e due in poco tempo perché io ho un problema, so che c'è scritto che bisogna farne in questo caso 26 lavaggi, ma in realtà io ne metto sempre tanto. Forse anche per quello che la roba super profuma. Però mi piace tantissimo e quando trovo un ammorbidente che rilascia così tanto profumo, io abbondo. Al massimo ne compro poi un altro che non muore nessuno. E anche in questo caso erano in offerta, quindi ne vendevano due al prezzo di uno. Però non mi, sono sincera, non mi ricordo il prezzo di un unico flacone. Anche questo super consigliato. Ok, poi un altro morbidente con la quale mi sono trovata molto bene e che sto usando, l'altro fratellino, anche questi erano venduti in combo, è questo della Soft Essenza Slow, è al miele di agrumi di Puglia e gocce d'oro del mattino, è buonissimo, cioè, ecco. È un misto tra sapone di Marsiglia,
fiori. È buonissimo, è dolcissimo, è proprio una coccola, sa quasi di tisana. Mi piace un casino, dura un sacco sui vestiti, però in questo caso dice che è un concentrato ed è con profumo a lento rilascio. Mi dice che su 750 ml se ne possono fare 30 di lavaggi. In realtà io non ne faccio così tanti, cioè ne faccio meno della metà perché abbondo, perché altrimenti non sento il profumo e questo mi dispiace un po' perché il profumo è veramente, veramente buono. È da provare, però io vi consiglio di abbondare con le dosi. Detersivo con la quale mi sono trovata molto bene e che ho ricomprato perché effettivamente non costa così tanto, dovrebbe costare tipo o 2,99 o 3,99, ora non ricordo. È il General Ecosostenibile Universale. Tutti i giorni conveniente 100% plastica riciclata. Mi dà 28 lavaggi, è 1,8 litri. Mi è piaciuto, mi piace come lava. Io lavo all'incirca quasi sempre, se non i bianchi, a 40 gradi. Quindi ho bisogno di un detersivo che mi lavi bene anche a basse temperature. Questo lava bene a. Questo profumo proprio di fresco pulito, che a me piace veramente, veramente tanto. Ed è della Henkel. Questo l'ho trovato alla Coppa, all'Esselunga, l'ho trovato da Tigotà, l'ho trovato un pochino dappertutto. Se non l'avete mai provato, provatelo perché ne vale la pena. Soprattutto come costi. Poi, in questo caso, ecco, detersivo e ammorbidente in entrambi i due casi. Ecobio, sono low cost perché sono da discount, li ho trovati nel discount Tuodi. In questo caso il concentrato per lavatrice, quindi detersivo, è senza allergeni, con tensioattivi di origine vegetale. La profumazione è leggera ma piacevole. Sa di Prato tagliato, ecco, a me è un odore che mi piace molto, proprio per una roba leggerissima. E tipo costava 1,99 € e di questo ce ne voleva veramente poco perché lavava comunque benissimo ed è 1 litro. Il fratellino che è l'ammorbidente, sempre con tensioattivi di origine naturale ed è di Eco Casa, non ve l'ho detto. Più o meno la profumazione è la stessa, solo che in questo caso tende al floreale. A me è piaciuto molto perché lasciava la roba veramente morbida e profumata, e il profumo persisteva nel tempo, quindi mi sento di consigliarlo come prodotto super low cost eco. Allora, andiamo con la candeggina. La candeggina per me è solo omino bianco, in questo caso al muschio bianco. Penso di averla presa in offerta anche questa. Sì, è candeggina profumata e mi sono trovata bene. Io non la utilizzo per le macchie o per pretrattare, io in realtà la utilizzo, visto che questa è adatta anche ai colorati, quando magari ho la roba molto sporca di Cosimo che magari lavora in giro, non nelle case ma magari nei negozi, nel sottoscala, oppure smonta e rimonta la sua macchina e quindi si insozza dalla testa ai piedi, i vestiti li lavo aggiungendo questa al solito detersivo e al solito ammorbidente. Il profumo mi piace, pulisce bene, quindi. Ed è un marchio che trovate praticamente ovunque. Stessa cosa per lo smacchiatore ossigenativo della Aquam. Allora, io ho provato la prima volta questo prodotto perché avevo un paio di jeans di Cosimo che si erano sporcati con del grasso della macchina, proprio perché lui ama smontare, rimontare, e non riuscivo a farli venire puliti. Li ho lavati con qualsiasi cosa, a qualsiasi temperatura, ma non venivano via. Allora ho letto un po' in giro su blog, non blog, video YouTube, eccetera, e ho visto che tanti utilizzavano l'ossigeno attivo. Allora ho detto, sai cosa c'è? Vado, provo. Sono andata da Tigotà, sono stata tipo mezz'ora davanti alla scansia degli ossigeno attivo e questo mi ha ispirata.
perché dice che è attivo anche a basse temperature, si può utilizzare anche con altri detersivi, anche a mano e in lavatrice. Mi dà 13 lavaggi, dentro aveva il suo cucchiaino, ma in realtà ne ho fatti molto di più. L'ho utilizzato sia come pretrattante, quindi lo facevo nella vasca da bagno perché prima non avevamo la lavanderia. Mettevo il jeans, lo inumidivo con l'acqua tiepida, versavo un po' di smacchiatore, lo mescolavo con la brusca e vedevi che si faceva questa schiumettina strana e lasciato lì circa mezz'ora, un'ora, poi lo mettevo in lavatrice e devo dire che mi ha salvato tantissimi capi che Cosimo stava distruggendo perché è lui che si insozza lavorando con macchine, moto, eccetera. Per cui questo mi sento proprio di consigliarvelo perché adesso ne ho comprato un altro perché non lo trovavo, ma non mi piace, proprio non smacchia, non fa quello che faceva questo, per cui questo sicuramente lo andrò a riacquistare. Lo trovate soltanto da Tigotà perché la marca di Aquam io vedo che la trovo soltanto lì e ha un costo di circa 4,5 euro, 5 a seconda di dove vi trovate. Super 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 promosso, tra l'altro fa anche un buon profumo ed è ottimo sui bianchi, proprio. Avete presente quando vi ritrovate con delle camicie, delle maglie, delle canotte bianche che si sono ingiallite perché magari è tanto che non le usate? Ecco, toglie il giallo al bianco, quindi mi piace tantissimo. Altro prodottino che mi sono piaciuti un casino, li ho acquistati perché erano in offerta e sono degli ammorbidenti dei Tesori d'Oriente. Io amo follemente le loro profumazioni, ho avuto i loro saponi per il corpo, i loro profumini, proprio li amo follemente e ho voluto provare i loro ammorbidenti. Cioè, ragazzi, che ve lo dico a fare? Questo era il fiore di loto. E anche lui mi dice che fa 30 lavaggi. Ah, che buono! Di fresco, di pulito, sa di fiori. È super super buono. È da provare. Se avete modo di andare da Tigotà o da forse anche da Esselunga ce l'ha, o comunque un negozio che abbia svariate marche di ammorbidenti, li trovate, sono da provare ragazze, perché sono veramente veramente buoni, così come anche questo che è la MAM e io lo amo follemente, ho sempre amato il profumo di questa linea, i saponi, cioè proprio buono, che buono, è dolce, è avvolgente, è caldo. E poi vogliamo parlarne del pack di questo ammorbidente, ma quanto è bello! Bello e buono, assolutamente da provare, ormai non ci sta più niente qua sopra. Poi, altro ammorbidente, ecco, il marchio Eco 10 è di Avrospin. Un altro ammorbidente che ho provato e che mi è piaciuto tantissimo è questa, la violetta e Ylang Ylang di Eco 10 che ho trovato da Avrospin. Quindi anche questo è low cost ed è buonissimo, è dolcino, è fruttato, è fiorelloso, mi piace un casino e persiste un sacco. Vi ricordo sempre che io ne metto mezzo quintale a ogni lavaggio. Quindi anche questo è assolutamente da provare. Dai, che forse riusciamo a finire questo video, si era scaricata di nuovo la batteria. Allora, praticamente dicevo che ho amato follemente, infatti l'ho ricomprato, questo ammorbidente di Lenore ed è quello al gelsomino scarlatto, ha un profumo fotonico, lo trovate praticamente ovunque, io lo acquisto da Tigotà perché secondo me costa meno. Ma questo profumo di fiori dolce che è buonissimo e secondo me è l'unico morbidente che veramente mantiene il suo profumo sui vestiti perennemente, quindi questo è super consigliato. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questa saponaria della Nuncas vegetale ed è a mano, ipoallergenico senza nickel. Ideale per i capi dei bimbi, ma in realtà l'ho utilizzato per l'intimo. Mi è piaciuto tantissimo, so che la Nuncas è un marchio costoso, però ha il suo perché, perché la roba è veramente, veramente buona. Che
buono. Io l'ho trovato da Esselunga e lo trovo solo lì, sono sincera. Trovo qualcosa anche da Tigotà. Questo mi è piaciuto, l'ho preso perché era in offerta, sinceramente, se lo dovessi ricomprare a prezzo pieno non so se lo acquisterei perché costa circa 5 € e sono 750 ml di prodotto, quindi non lo so, però devo dire che è veramente delicato, tra l'altro è un detersivo ecologico e pulisce veramente veramente bene, quindi se avete dei bimbi, ecco, utilizzatelo per i bimbi. Poi... Questo, ah ecco, è un detersivo per i piatti che io ho trovato da Tigotà, mi è piaciuto un casino. Si chiama Eco Blu ed è un detersivo che tra l'altro ha il certificato ICEA, quindi è Eco Bio e ha un profumo super buono, super limonoso. È buonissimo, lava le striglie da Dio. Fa il classico Nick sul piatto e mi piace veramente veramente tanto. È 1 litro e costa tipo 2,99 €. Anche questo l'ho trovato da Tigotà in offerta, però se ci ricapito lo riacquisto perché ho finito il detersivo per i piatti. Quindi ve lo straconsiglio. Altro detersivo per i piatti che mi è piaciuto un casino è lo Chantecler Vert, quindi sempre ecodetergente, ipoallergenico ed è al profumo di pompelmo e melograno. È buonissimo, veramente veramente buono. Ha questa profumazione fresca di melograno, pulisce da Dio e insomma, essendo eco, un ecodetergente, potete anche usarlo tranquillamente senza guanti. Io odio utilizzare i guanti in casa perché li utilizzo praticamente tutto il giorno quando sono a lavorare dal dentista, quindi se posso evitare, evito. Ma ve lo consiglio, ve lo straconsiglio. Altro prodotto che trovate da Tigotà e che ovviamente dovrebbe entrare nella categoria profumi per la casa e per tessuti è questo profumo biancheria di Aquam ed è praticamente un profumo da mettere all'interno della lavatrice perché profuma i capi. Adesso sono incastrata, ecco, la boccettina è questa e è buonissimo. È un profumo talcato, morbidoso. Che buono. E vi posso garantire che profuma il bucato in una maniera meravigliosa e persiste per un sacco di tempo. Se la roba la mettete in armadio, dura proprio delle settimane. Quindi sono contentissima e appena ricapito da Tigotà lo riacquisto. Ultimo prodotto che però non ho finito perché non si scioglieva, forse perché bisogna usarlo soltanto a 90 gradi, ma qua c'è scritto attivo già a 30, quindi insomma, è la mucchina in polvere, perché io come sapete lavorando anche dal dentista volevo un qualcosa che mi disinfettasse i camici una volta che li portavo a casa a lavare. E questa azione battericida, fungicida e virucida, però o lo utilizzavo a 90 gradi e comunque non si scioglieva del tutto, oppure ho deciso di buttarlo via perché praticamente è pieno fino qua ed è diventato un mattone, quindi non so. Se posso utilizzare quella liquida, tanto meglio, insomma. E voilà ragazze, le jeux sont faits, ho terminato i prodotti, in realtà erano poi tutti detersivi per lavare il bucato, però vabbè. E se vi è piaciuto questo tipo di video, ditemelo, scrivetemelo qui sotto.